Ramazzotti si smarca, lascia tutti sul posto, ormai ecco libera Barbarossa che prova a crossare, Menicuzzi. Ne si libera, è Meneguzzi, Una volta ce l'aveva Barbarossa il 20, Meneguzzi tra l'altro, guarda, che azione meravigliosa, guarda. Meneguzzi nella partita di sabato a Casale, l'ultimo allenamento, è stato veramente grande protagonista. Per me è un Barbarossa giovane, cioè come Barbarossa tanti anni fa, è un giocatore che vive di tecnica e di velocità, e anche lui secondo me è uno di quelli che al di là della carriera di cantante avrebbero potuto almeno in una Serie C italiana giocare sicuramente. Attacca con un colpo di tacco di Ezio Greggio la squadra bianca, ecco Franz tira la palla, no, sotto la traversa, c'è stata una leggera deviazione che tu sicuramente avrai captato, Carlo. Sì, adesso lo vedremo probabilmente nella ripetizione. Comunque avranno notato i telespettatori come la squadra di Del Piero, che ha tanti professionisti, è subito pronta immediatamente dopo i gol subiti a rispondere, ad accelerare quel tanto che basta il ritmo per mettere in difficoltà gli avversari. E ancora è Paolo Belli che ha cercato con un intervento al limite del fallo, ma non è riuscito, quindi doppietta di Franz, esatto. Calcio d'angolo per la nazionale cantante. Mammucca ribatte, ecco la palla arriva ed ecco un meraviglioso gol di Chimenti. Ma cosa ci faceva? Ma giocava in porta lui? Certo, lui gioca in porta, però come tanti portieri, anche lo stesso Buffon, ricordiamo quando era giovane giocava splendidamente da attaccante, se la cava molto bene fuori dalla porta. Che bello che sei tutto tu. E allora mentre le squadre tornano al centrocampo e c'è di nuovo equilibrio, 3-3, davvero. Fabio Cannavaro, grazie davvero di essere con noi. Benvenuto Fabio. Che succede? Guardiamo Fabio. C'è un quasi gol. Aia! Gol! Un altro gol. Meneguzzi, 4-3 Meneguzzi. Meraviglioso. Hai portato fortuna alla nazionale cantanti. Un 1-2 incredibile. Vai Pupo. Io sono qui con Eros Ramazzotti, uno dei protagonisti principali di questo evento. Eros, allora, come si vive in campo questa manifestazione e che effetto fa essere qui a Torino per te? L'effetto lo sanno tutti, essendo bianco-nero. Intanto volevo ricordare l'SMS che è il 48541, finché ce la fate, fate il numero. Questa volta usatelo, il telefonino. È un po' stancante. Sì, è un po' staccante, però devo dire che la tua partecipazione quest'anno è anche qualcosa di diverso, perché hai anche una certa amicizia con Alex Del Piero che ti lega, che lega anche la tua passione sportiva, insomma, poi. Quindi sei qui per parecchi motivi. Da tanti anni devo dire che stiamo facendo una buona cosa, speriamo che la gente continua ad aiutarci, questo è importante. Grazie, adesso vai a berti un tè caldo, come dicono i veri telecronisti. Grazie Eros, a te Fabrizio. Grazie, sono qui con Alex Del Piero, che è il padrone di casa e anche, come dire, attento ai motivi di solidarietà ai quali dedichiamo la serata, in particolare per quanto riguarda la disco, vero Alex? Sì, è una delle tre cose che abbiamo portato avanti per questa manifestazione. Siamo molto contenti di questa splendida cornice di pubblico che già 15 giorni fa aveva esaurito i biglietti, per cui grazie a loro e grazie a tutti quelli che manderanno gli SMS per aiutarci. Grazie, ti lasciamo andare a riposare, perché nonostante sia una partita, diciamo, con scopi benefici, però ti vediamo, insomma, stanco. Tiratissimo, stanchissimo. Grazie Alex, a dopo. Messi voleva fare dei commenti ma non hai ancora giocato, e come facciamo? Dobbiamo rimandare per forza. Non fare commenti negativi, però ti aspettiamo. Siate magnanimi, vi prego. Teniamo la sua vita familiare. Sì. Ah, che erroraccio! Ed ecco! Un erroraccio che adesso stiamo per rivedere e che consente alla nazionale cantanti di segnare. Ancora lui, ancora il bravissimo Meneguzzi. E che fa tripletta! Qui abbiamo visto l'ultima parte dell'azione, forse l'errore era del povero Lapo Elkan, credo. Adesso non so se magari c'è un'altra ripetizione. Comunque, hai visto che ha patteggiato, infatti, sì. Comunque tre gol di Meneguzzi. Adesso secondo me vedremo un'altra partita, perché quei numeri 10 riuniti a perdere non ci stanno neanche.
Sono qui con Luca Barbarossa, che è stato un protagonista importante. Luca, che serata a Torino. Protagonista come sempre, questo pubblico, già un'ora e mezzo prima era pieno lo stadio. Torino risponde sempre con generosità. Grande emozione giocare contro Zidane, Del Piero, se la cavano. Sono bravini, non dico ai livelli Bravo. Di Meneguzzi e Ramazzotti, ma bravini. Bello, bella serata, complimenti a tutti. Senti, si può venire in postazione SMS dopo a schitarrare un po' quando vuoi, eh? Rendo presentabile. Va bene, ok, ti aspetto, grazie, a dopo. E allora speriamo che l'appello di Luca Barbarossa al 48541 scateni una nuova ondata di SMS. Attenzione, di SMS, ed è il numero 20 che la mette Bonolis. Dentro. È Bonolis. Tra l'altro è quasi come un rigore. Io penso che avrai notato la grande sportività della squadra di Del Piero, perché i giocatori professionisti cercano sempre di dare la palla sull'ultimo passaggio ai non professionisti, cioè in modo tale che segnino o i Bonolis o i Greggio. Prima Greggio non ce l'ha fatta, questa volta invece ha centrato il bersaglio Bonolis. C'è stata una protesta per fuorigioco. Per fuorigioco, sì. Ma l'assistente dell'arbitro non ha ritenuto che fosse il caso, e quindi Bonolis riavvicina la sua squadra. Quindi la nazionale cantanti per ora vince per 5-4. È stato un grande portiere della Juve. Tacconi ci tiene tanto a questa partita, è stato qui a Torino dall'83 al 92, quindi puoi immaginare, 10 anni. Pensa che emozione per Greggio colpire di testa e cercare di segnare al suo vecchio portiere Tacconi. Questo è il momento di Alex. Alex, niente, gol. No, non lo voleva fare, ma l'ha fatto. Ma non è possibile. La prima volta gli ha detto di no Tacconi, la seconda volta ha centrato il bersaglio. E naturalmente non poteva che essere Belli, che canta il nuovo inno della Juventus, tra l'altro nuovo di qualche anno, ad abbracciare il suo idolo. 5 pari. Del Piero ha messo la firma a questa partita. Guarda che bello, si è aperto, ha detto ma alla fine ha detto vabbè, oh, se insisti. Però che è stato bravo Tacconi, sì. Io credo che abbia tentato già la prima volta di superarlo. È bellissimo. E poi la seconda volta ce l'ha fatta. Gli ha guardati come... Vuole dimostrare che non si difende, insomma, che il gioco è ancora aggressivo. Ecco però che dalla difesa è Alex, è Del Piero, mi sembrava che ci avesse gli assomigliasse. Vediamo cosa succede. Vediamo. Fallaccio. E qui il pubblico è inviperito, e guardate, è Belli che va a redarguire Vallesi. Ma non si fa così. L'azione continua. Fate qualcosa! Non ce l'ha fatta Greggio! È un signore, Greggio è un gran signore e non ha voluto approfittare. Recupera la palla la nazionale bianca, che avanza, ecco, che è di nuovo Del Piero, si è rimesso ancora la maglietta. Sì, no, ma è tornato fuori. Qui ci scappa il gol. Era fuori gioco, attenzione, ma viene convalidato il gol di Greggio. È riuscito a segnare Ezio. Guardate com'è contento, non so se le telecamere, eccolo qua, anche lui juventino, pensate quanto sta godendo a segnare a Torino. Stavo immaginando la gioia anche del signor Enzino Iacchetti, ma insomma che è contento peraltro per altri motivi sportivi, ma a te Pupo. Sono qui con Paolo Belli, com'è questa giornata, questa serata? Fantastica, sono felicissimo, Torino ha una risposta alla grande, ma soprattutto so che da casa stanno dando un grosso contributo, vi chiedo una cortesia di continuarlo a fare. Stiamo incitando naturalmente i telespettatori a... Ecco, forse quello che prevedevo, vediamo se ce la fanno! No. Sì, c'è il gol! E c'è il gol! No! E c'è il pareggio di Raul Bova! No. E c'è il pareggio! E chi era? Toldo in porta, vediamo, attenzione. Sì, era tornato Toldo. No. Vediamo. Vai Pupo. Allora abbiamo deciso che faremo i rigori. Ah. Andremo ai rigori e quindi sarà un finale emozionante. Non potete perdervi questo finale di questa partita straordinaria che finisce.